Benvenuti! In questo video vi parlerò dei top 10 posti da visitare in Italia. Prima di cominciare, non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Sei pronto per partire? Cominciamo! Le Dolomiti o Monti Pallidi sono un insieme di gruppi montuosi delle Alpi orientali che ricoprono i territori del Trentino, dell'Alto Adige e del Bellunese, nell'Alto Veneto e il Friuli occidentale. Uno spettacolo naturale che rende queste montagne tra le più belle del mondo, dichiarate con merito nel 2009 patrimonio dell'UNESCO. L'area dolomitica si estende tra le province di Belluno, Bolzano, Trento, Udine e Pordenone. Tra le più note e belle località delle Dolomiti meritano una menzione particolare Cortina d'Ampezzo, Arabba, Canazzei, Madonna di Campiglio, San Martino di Castrozza, Corvara e Ortisei. Queste località sono l'ideale per chi sceglie una vacanza a contatto con la natura e per dedicarsi ad attività sportive come arrampicata, sci alpino e di fondo, parapendio, mountain bike, in un ambiente dal fascino incredibile. Venezia è famosa per i suoi canali che attraversano la città come se fossero delle strade. Il più grande dei canali di Venezia è appunto il Canal Grande, lungo ben 4 km, che divide la città in due. Ti basta salire su un vaporetto per attraversarlo tutto e nel mentre goderti tutta la bellezza lagunare che ti scorre accanto. Proseguendo per le acque del Canal Grande, l'occhio viene catturato dalla monumentale costruzione della chiesa di San Geremia, all'interno del quale sono custodite le spoglie immortali di Santa Lucia di Siracusa. Oltre la chiesa, sulla sinistra, si affacciano una serie di case nobiliari, le cui facciate sono finemente decorate. Ca Martinengo, Ca Contarini e Ca Gritti. Da qui in poi l'impotenza degli edifici è un crescendo continuo. La chiesa di San Marcuola, con la facciata in mattoni vivi, fronteggia l'edificio bizantino Fondaco dei Turchi, all'interno del quale è alloggiato il Museo di Storia Naturale di Venezia. Sulla stessa sponda si trova un magazzino tramutato in scuola che risponde al nome di Fondaco del Megio. La costruzione nacque proprio per essere un deposito, come indica la parola araba fonduk, che dà il nome alla struttura. Il Duomo di Milano è una famosa cattedrale gotica situata nel cuore della città di Milano. La sua costruzione iniziò nel 1386 e durò circa 600 anni, fino al completamento della facciata principale nel 1813. La cattedrale è famosa per la sua imponente architettura gotica, con numerose guglie e decorazioni in marmo bianco. La cattedrale è la terza più grande al mondo, dopo la Basilica di San Pietro a Roma e la Cattedrale di San Paolo a Londra. La cattedrale ospita numerose opere d'arte, tra cui la celebre statua d'oro della Madonna, che si dice abbia salvato Milano dalla peste nel 1576. Gli interni della cattedrale sono decorati con affreschi, vetrate e sculture di famosi artisti italiani. La cattedrale è anche famosa per la vista panoramica che offre dalla sua terrazza, che si può raggiungere salendo i suoi 135 scalini o prendendo l'ascensore. La vista spazia su tutta la città di Milano e sulle montagne circostanti. Il Duomo di Milano è una delle attrazioni turistiche più popolari d'Italia, attirando milioni di visitatori ogni anno.
Situate sul versante di levante della Liguria, Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, che insieme costituiscono le Cinque Terre, conservano una ricchezza storica, paesaggistica e ambientale davvero unica. I cinque borghi hanno una struttura molto particolare che si sposa perfettamente con la particolare morfologia del territorio roccioso, caratterizzato dalle forti pendenze. I centri abitati si sviluppano, infatti, in verticale, con le tipiche case-torre più alte che larghe, dipinte in vivaci tonalità di giallo e rosa che, a picco sul mare, contrastano con il blu intenso del mare e la vegetazione. Ponte Vecchio è uno dei luoghi simbolo di Firenze, tappa obbligatoria per le foto ricordo dei turisti che visitano questa splendida città, con un'architettura molto singolare, poiché la sua struttura rappresenta il proseguimento della strada. È composto infatti da tre valichi ad arco ribassato, con il passaggio fiancheggiato da due file di botteghe artigiane, ricavate in portici chiusi. Sul passaggio centrale si affacciano le botteghe di Ponte Vecchio, ognuna con il suo retrobottega costruito a sbalzo sul fiume, che, a guardarlo dall'esterno, sembra quasi cadere in acqua. La Torre di Pisa è il famoso campanile situato nella città di Pisa, famosa per la sua inclinazione, causata dal terreno sotto la torre, che è instabile e affondato da un lato. La torre è stata costruita in un periodo di circa 200 anni, a partire dal 1173, ed è stata progettata per essere il campanile dell'adiacente cattedrale di Pisa. La torre si erge ad un'altezza di circa 56 metri ed è inclinata ad un angolo di circa 3,99 gradi. L'inclinazione fu notata durante la costruzione, ma gli architetti e i costruttori tentarono di compensarla aggiungendo peso extra dal lato opposto. Nonostante i loro sforzi, la torre continuò a inclinarsi e cominciò ad affondare da un lato. Oggi, la Torre di Pisa è una delle attrazioni turistiche più popolari d'Italia, attirando milioni di visitatori ogni anno. I visitatori possono salire sulla cima della torre e godere di una vista panoramica su Pisa e la campagna circostante. Il Colosseo è un antico anfiteatro romano situato nel centro di Roma. Fu costruito durante il periodo dell'Impero Romano e fu inaugurato nell'80 d.C. L'edificio è stato utilizzato per una varietà di eventi pubblici, tra cui giochi gladiatori, competizioni tra animali e rappresentazioni teatrali. Il Colosseo è uno dei simboli più famosi di Roma e dell'Impero Romano. È stato costruito principalmente in pietra e mattoni ed è stato uno dei più grandi anfiteatri mai costruiti, in grado di ospitare fino a 50.000 spettatori. L'edificio è famoso per la sua architettura unica, con i suoi archi e i suoi corridoi sotterranei. Durante il periodo dell'Impero Romano, il Colosseo era uno dei luoghi di intrattenimento più popolari della città e la sua fama si estese in tutto l'impero. Tuttavia, con la caduta dell'Impero Romano, l'edificio fu abbandonato e iniziò a cadere in rovina. Nel corso dei secoli, il Colosseo è stato danneggiato da terremoti e saccheggi, ma è ancora uno dei monumenti più importanti e visitati di Roma e dell'Italia. Oggi il Colosseo è una delle principali attrazioni turistiche di Roma e ogni anno attira milioni di visitatori da tutto il mondo. Pompei ed Ercolano sono antiche città romane che sono state distrutte e sepolte sotto strati di cenere vulcanica durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Pompei era una città vivace, con una popolazione di circa 11.000 persone al momento dell'eruzione. Era una città prospera, con un'economia fiorente, grazie alla sua posizione vicino alla baia di Napoli e al suo suolo fertile. Pompei era sede di molti edifici pubblici impressionanti, come l'anfiteatro, il foro e la basilica,
oltre a numerosi edifici privati con affreschi, mosaici e altre caratteristiche decorative magnificamente conservate. Ercolano, situata a circa 5 miglia a ovest di Pompei, invece, era una città più piccola, ma altrettanto prospera. Era sede di molti residenti facoltosi che costruivano lussuose ville lungo la costa. Come Pompei, anche Ercolano fu distrutta dall'eruzione del Monte Vesuvio, ma fu sepolta sotto un diverso tipo di materiale vulcanica, che preservò molti edifici e artefatti in uno stato di conservazione notevole. Oggi, sia Pompei che Ercolano sono destinazioni turistiche popolari, offrendo ai visitatori un affascinante scorcio della vita dell'antica Roma. Un gioiello baciato dal sole, la costiera amalfitana si estende da Positano a Vietri sul Mare, lungo la costa tirrenica dell'Italia meridionale, tra il Golfo di Napoli e di Salerno. Si tratta di uno straordinario paesaggio culturale di eccezionale valore, ottenuto grazie al rispettoso rapporto tra uomo e natura. Grazie infatti alla sua natura incontaminata, ma al tempo stesso perfettamente in armonia con l'attività dell'uomo, è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO nel 1997. Vi consiglio un percorso fatto di 6 tappe, a partire da Positano, per poi proseguire verso Amalfi, Vietri sul Mare, Cetara, Villa Cimbrone di Ravello e per finire il Percorso degli Dei, un percorso naturalistico che da Gerola termina a Positano. Situata su un altopiano vicino al mare, nei pressi del centro storico di Agrigento, la Valle dei Templi è famosa in tutto il mondo per i sontuosi templi dorici, che costituiscono una delle più significative manifestazioni della cultura e dell'arte greca. I templi greci, da secoli simboli della città di Agrigento, sono riconosciuti universalmente come la più affascinante e maestosa testimonianza che la Magna Grecia abbia lasciato in eredità alla Sicilia e all'Italia intera. Costruiti a partire dal VI secolo a.C., oggi possiamo ammirare questi templi nella loro integrità. Il Tempio di Demetra, il Tempio di Giunone, il Tempio della Concordia, il Tempio di Eracle, il Tempio dei Dioscuri, simbolo della città di Agrigento. La loro bellezza ha reso la Valle dei Templi patrimonio dell'UNESCO nel 1997. Siamo giunti alla fine del percorso. Spero di averti dato degli spunti interessanti per il tuo prossimo viaggio. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e fammi sapere nei commenti qual è il tuo preferito dei top 10 posti da visitare in Italia. Grazie! Se lo vorrai, ci vediamo in un nuovo video.